gli sciacalli della sinistra e fatta farsi d'allarmismi per i cittadini. Sì, beh, quello che è successo in Giappone, più che colpa del nucleare, è colpa del tsunami. Il professore giapponese Tetsuya ha Tetsui. detto che quella era una centrale vecchia e quindi non si può considerare questo caso come caso indicativo della mancanza di sicurezza di tutte le centrali. Sì, lo abbiamo letto. Nucleare sì, nucleare no. Ma si tratta di stabilire se questa classe dirigente è in grado di gestire il nucleare. Andiamo avanti con attenzione. Con attenzione, soprattutto utilizzando il più possibile quello che verrà fuori dalle ricerche scientifiche del Giappone. Da questo punto di vista ci sono state delle dichiarazioni del professor Tetsuya, giapponese, che ha detto chiaramente che il caso della centrale non, in Giappone non può essere considerato, visto che si trattava di una centrale vecchia. Appunto. Possiamo dire che le nuove centrali Jarret di quarta generazione siano poi a postermoli più sicure? Questo programma nel nostro paese verrà attuato. Le centrali del Giappone, si parla di centrali obsolete, vecchie, mentre oggi il professor Tetsuya, giapponese, parla di centrali anche di quinta generazione, le cosiddette centrali Jarret, che sono sicure praticamente al 100%. Questo forse ci dovrebbe far guardare avanti rispetto invece magari ai scaramandri e rimanere indietro? Certamente quelle del Giappone pare fossero centrali del 60-70, quindi sicuramente obsolete. E noi dobbiamo solo fidarci degli esperti. Si può dire che è un po', diciamo, l'avanguardista della sicurezza nelle centrali, come anche un po' Zucamelonto? In base agli elementi che ci sono stati forniti dagli esperti, sono centrali sicuramente più sicure di quelle che attualmente funzionano in Europa. Se per esempio in Slovenia ci fosse uno snocciolamento della fusione, per esempio anche Zucamelonto per i cittadini in Italia. Ma certamente. Il professor Tetsuya, famosissimo scienziato che si occupa del nucleare, proprio in questi giorni ha parlato di centrali di quinta generazione, le famose centrali Jarret. Ecco, può essere una prospettiva anche per l'Italia? Vede, io sono un parlamentare del PDL, quindi sono convinto che l'Italia debba cercare tutte le risorse necessarie per abbattere i costi di produzione e la competitività internazionale del nostro paese. Quindi sono d'accordo. Se accadesse uno snocciolamento dell'atomo, così come è accaduto, non so, in Slovenia per esempio, sta facendo un allarmismo anche da noi? Guardi, lei sta dicendo delle cose su cui io condivido, di cui condivido tantissimo. Sono un docente universitario, mi sono confrontato con i miei studenti. Poi la crisi energetica che dopo anche la crisi militare in Libia, insomma, ci mette insomma un po' in zona strapazzi forse. Guardate, io penso che sia un fatto assolutamente evidente sotto gli occhi di tutti. Mi scusi, ma questo funziona come un reattore Jarret? Questo qua? Cioè motore, eh? A Jarret, no? Pensavamo noi. No, No. esatto. In questo momento c'ha un piccolo motore a benzina per conto A suo. benzina, non Jarret. A benzina. Quando lavora dentro c'ha il motore elettrico indipendente. Anna Re, ma del nucleare che pensi? Ma cosa fa col nucleare? Che ci Non mi fa? frega il cazzo, perché a 85 anni ci sono arrivato a male e nate voi.